Siamo al Top Mark di Monte Carlo, il luogo dove vengono esposte le auto più belle ed esclusive del mondo, e noi italiani sappiamo perfettamente come si costruisce questo genere di auto, soprattutto lo sa Mazzanti, che con l'Evantra ha creato un vero gioiello di stile e di tecnica personalizzata in modo sartoriale intorno al cliente. Siamo qui con Luca Mazzanti, presidente fondatore della casa che porta il suo nome e che qui al Top Mark di Monaco ha portato un'auto davvero straordinaria come l'Evantra. Noi però vorremmo iniziare parlando prima della storia della casa, del sogno che c'è dietro. Come nasce la Mazzanti e cosa l'ha portata fino a qui? Beh, la Mazzanti nasce molti anni fa, perché chiaramente il sogno da bambino, il sogno che ogni bambino ha, di guidare un'automobile sportiva. Io ho avuto un sogno un pochino più complicato, che era quello di guidare un'automobile sportiva che avesse il mio nome, quindi chiaramente un sogno molto difficile da un punto di vista tecnico da realizzare, ma che con tanto lavoro, tanto sacrificio e tanta passione abbiamo portato a compimento. E la Mazzanti Automobili in realtà è nata 12 anni fa. All'inizio farà le Mazzanti come FM, infatti giusto 9 anni fa abbiamo esordito proprio qui a Monaco con la Antas, la nostra prima vettura. Gli inizi sono stati ovviamente abbastanza faticosi, più che altro perché un brand nuovo, un brand che nessuno conosce, in un mondo dove i brand sono tutti famosi, insomma, perlomeno per quanto riguarda le auto sportive. Le persone che ci vedevano qua 9 anni fa dicevano: ok, bellissima la macchina, complimenti, adesso vediamo se fra qualche anno ci siete sempre. Adesso sono appunto la quinta volta che torniamo qua a Monaco, e il cammino per arrivare a questo è stato faticoso, ma anche per noi molto gratificante, perché è stato sempre un turbine di interesse che abbiamo attirato con il passare degli anni, con la perseveranza, facendo vedere che non solo c'eravamo, ma ogni anno, ogni mese, ogni giorno miglioravamo il progetto, miglioravamo il concetto dell'azienda. E adesso siamo arrivati, diciamo, da 3-4 anni a questa parte, siamo arrivati al nostro assetto definitivo e finale. Infatti da lì diciamo l'assetto definitivo è stato portato a questo punto da Evantra principalmente, quindi dalla nuova vettura. Allora, a questo punto direi cominciamo a parlare di questa Evantra. Quali sono le sue caratteristiche fondamentali? Ma l'Evantra è nata principalmente come un'automobile su misura del cliente, quindi oggi come oggi quello che possiamo dare di più esclusivo con un'azienda piccola, flessibile e con persone al suo interno che hanno il know-how vero della costruzione dell'automobile è fare un oggetto e un'automobile veramente come il cliente la vuole, non soltanto limitandosi a fare un cambiamento nei materiali degli interni, ma principalmente proprio a studiare tutto quello che è l'ambiente interno e anche il layout finale meccanico, estetico dell'automobile, ovviamente con i vincoli che sappiamo, meccanici, tecnici ma anche aerodinamici, insieme al cliente. L'Evantra è un'automobile che ha tutto, che ha esclusività perché viene prodotta in 5 automobili all'anno su richiesta, ha caratteristiche tecniche e meccaniche, carrozzeria in carbonio, motore V8 aspirato 751 cavalli, cambio 6 marce robotizzato, freni carboceramici su richiesta, abbiamo un peso di 1300 kg, quindi ha tutto quello che deve avere una vettura sportiva, ma quello che ha in più alle altre è il fatto che veramente il cliente può cucirsela addosso. Per quanto riguarda il discorso dell'entertainment interno, la parte cruscotto è curata da IM che produce per noi un layout particolare di questo cruscotto, come anche in questo caso su questa versione il volante, che ha internamente un acquisitore dati che può essere selezionato in funzione di quello che si vuole andare a sapere dell'automobile, anche l'accelerometro piuttosto che G, piuttosto che altre informazioni supplementari. Bosch Engineering produce l'head unit che fa da navigatore, che fa da impianto stereo e che è un head unit OEM, quindi di primo equipaggiamento, cosa per noi molto gratificante perché Bosch Engineering, essendo una grossissima azienda, raramente concede degli OEM aziende che fanno piccoli numeri come noi, al quale hanno inserito e hanno aggiunto tutti i nostri upgrade, sia a livello di necessità di informazioni da dare
al driver, sia anche col nostro startup, i nostri loghi, eccetera. Per quanto riguarda la prassi di accensione della vettura è un po' particolare, perché si parte avendo questa chiave in mano con al suo interno il transponder, viene inserita nel suo alloggio e poi qua abbiamo un pannello che noi chiamiamo il pannello tricolore, con i tre pulsanti verde, bianco e rosso: il verde contatto della chiave, il rosso avviamento della vettura, il bianco spegnimento. A questo punto direi, che cosa ci aspetta per il futuro? Come si evolverà Levantra o Mazzanti? O entrambi magari? No, allora sì, l'assetto, come ti dicevo, è quello dell'azienda. Adesso ci siamo, abbiamo tutto quello che è necessario per fare la produzione dell'Levantra. Questo è il terzo esemplare, altri due sono già in costruzione. Quindi quello che ci aspettiamo, diciamo, dei prossimi anni è quello di migliorare ancora il progetto e iniziare a fare una produzione in maniera un pochino più sciolta, quindi arrivare a produrre le 5 automobili all'anno che ci siamo imposti, diciamo, dal numero. Da settembre poi ci sarà qualche sorpresa, ci sarà una versione dell'Evantra un po' particolare che inizieremo a farvi conoscere da settembre in poi.